oggi vado a farmi un tatuaggio. Di questo tatuaggio non sapete nulla perché l'ho improvvisato. Nel senso che neanche io sapevo di doverlo fare. E un giorno mi sono svegliato e ho detto: cavolo, ragionamenti, mi piacerebbe fare questo tatuaggio. Ho scritto al ragazzo che mi ha fatto gli scorsi due, boom, e lo zico zago sul cuore. Ma ha detto a giro, due giorni dopo, appuntamento fissato. Sto per andarlo a fare. Non ne ho parlato con nessuno praticamente. Nessuno sa che cosa mi tatuo, a momenti neanche io, a momenti neanche il mio tatuatore. Però andiamo a farlo. È una cosa molto semplice, però con un significato per me, come gli altri, faccio così. Non mi piace tatuare robe grosse. Non mi piace troppo l'idea di tatuarmi cose grandi e colorate. Vado sul minimale ogni volta, affibbiandoci un significato un po' troppo tirato a volte per quello che è il tatuaggio di sé, però mi piace così, faccio così, vabbè. Sto temporeggiando perché mi ha spostato l'appuntamento di mezz'ora che ero già praticamente lì davanti, quindi non so cosa fare. Dopo che avrò fatto il tatuaggio vi spiegherò che cosa significa, perché, cos'è, e ve lo farò vedere anche perché non ve l'ho fatto, cioè non sapete. È la faccia di tonno. Scorsa volta volevo tatuarmi la faccia di Sabaku, questa volta mi tatuo la faccia di tonno, ragazzi, perché per me è una persona importante e degna di stima. Però no, non mi tatuo la faccia di tonno. Mi tatuo una foglia di marijuana grande quanto tutta la faccia, perché come sapete sono un gran drogato. Spiegherebbero molte cose, però no. Iniziamo a avvicinarci, anche se manca ancora una vita e mezza. Cado. Mentre ragionavo mi è venuto in mente il prossimo tatuaggio che farò. Un kebab, eh? Forse mi è venuto in mente perché mi sono dimenticato di pranzare e ho una fame assurda. Forse, eh? Approfitto del tempo in più per mangiare. Boom, ci siamo. Zero paura del dolore. Indifferenza totale. Invece no, c'ho un po' paura. Forza e coraggio. Quelli che gli ruba le bici e comprare altre bici così. Sei pronto, Albi? Si parte. Grazie mille, ciao. Super incelofanato, tatuaggio fatto. Ci ha messo veramente poco, in 10 minuti forse di ago sulla pelle. Ha finito, quindi ottimo. E mi sembra anche venuto molto bene. Yo, West Coast. Ora che sono super tatuato, sono del ghetto. Mi sono messo anche la maglietta più larga che ho, della Patriots, che me l'ha regalato uno di voi. Yo! Shbik! Volete vedere il tatuaggio, eh? Cioè, in realtà, allora, devo fare una premessina perché il tatuaggio, appena l'ho fatto, l'ho messo su Instagram, ho messo una foto su Instagram, quindi è reperibile da tutti. Però tantissima gente, nei video che sono usciti ultimamente, in cui il tatuaggio magari si vedeva, si intravedeva in alcune scene, mi hanno scritto nei commenti: al minuto 3 e 61 si vede il tatuaggio. Sì, peccato che c'è una foto su Instagram. È normale che non mi seguiate tutti su Instagram, quindi sto scherzando ovviamente. È un commento che ci sta. Ci sta. Volete vedere il tatuaggio? Lo volete vedere? Adesso vi esco il tatuaggio. Atta boy. Che capelli strani che ho. Sono appena tornato da Milano e sono un po' scombussolato anche nell'aspetto. I significati di questo tatuaggio sono due e non li sanno neanche i miei amici. Non li ho detti praticamente a nessuno. Partiamo col dire che cosa significa Atta boy, come viene utilizzato. È praticamente l'abbreviazione, il compattamento, lo slang per that's a boy, che si usa in America per fare i complimenti ai ragazzi. Per cui il padre può dire atta boy a il figlio che vince il torneo di football americano, oppure che prende un bel voto. Lo si dice penso anche ai cani. Se portano la pallina indietro gli dici atta boy. Letteralmente significa bravo ragazzo, bravo, bravo ragazzo, bravo, bravo. Però sì, significa bravo ragazzo. Io per questo tatuaggio diciamo che ho preso spunto da entrambi i significati di attaboy. Secondo ancora non ve l'ho detto, ve lo dico dopo. È una parola che mi ha sempre penetrato il cervello, che mi ha sempre colpito e che mi ha sempre conquistato. Perché dal primo significato diciamo che io estrapolo il mio desiderio di essere un bravo ragazzo, una persona a cui poter dire attaboy, che sì, si comporta bene in generale. Io mi sento un bravo ragazzo, sono abbastanza rude, voi non vedete alcuni aspetti di me, sono abbastanza rude, sono abbastanza diretto, sono abbastanza secco, sono abbastanza logico e sono abbastanza freddo sotto moltissimi, anche troppi aspetti. Ma non mi considero assolutamente un cattivo ragazzo, nonostante magari alcune persone potrebbero pensarlo, io non mi considero un cattivo ragazzo, anzi, cioè, mi considero abbastanza buono in generale. E a volte faccio fatica a ricordarmi questa cosa, mi sento uno stronzo, immeritatamente a mio avviso, se ci penso con lucidità. Ma non sono sempre lucido e a volte capita di sentirmi, magari, non bravo, un po' un pezzo di merda.
Sempre da questo primo significato di attaboy arriva il secondo motivo, sono tre in tutto, per cui ho fatto questo tatuaggio, che è l'autocomplimentarmi con me stesso, perché nonostante io, secondo il mio punto di vista sempre, penso di non tanto aver raggiunto degli obiettivi grossi nella vita, aver fatto chissà che, però diciamo che ho fatto delle scelte di vita, delle scelte di percorso abbastanza non convenzionali. Sono andato contro il volere dei miei genitori, sono andato contro il mio stesso volere in alcuni momenti, sono andato contro il volere della società. Basti pensare a quando ho deciso di cambiare università inimicandomi tutti e tutto per seguire quello che volevo fare davvero e non inchiodarmi 5 anni su giurisprudenza, ma prendere una strada che sarebbe stata molto più affine alla mia persona, sacrificando un anno della mia vita, sacrificando molti rapporti anche. Non sono la persona più coraggiosa del mondo, non sono la più brava, non sono la più intelligente, non sono un cazzo, non sono niente. Però per alcune cose, dato che nessuno me lo dice mai, tranne voi, però non so quanto valga, mi verrebbe ogni tanto da farmi i complimenti. Sembra di tirarmela a dire queste cose, però è bello che ogni tanto quello che fai venga apprezzato, che possa essere un prodotto che crei, come quello che faccio con voi, che possano essere scelte, che possano essere... è andata qualsiasi cosa. Non mi sentirò mai da nessuno dire bravo, sei stato bravo, atta voi, perché non faccio quelle cose convenzionali, non sono mai stato bravo in quelle cose convenzionali per cui di solito si ritiene una persona brava. Impegnarsi a studiare, guadagnare tanti soldi, fare un lavoro wow. Faccio altre cose. E sono cose molto meno tangibili per chi ha una mente più indirizzata verso quelle altre cose che ho citato. E quindi da molte persone da cui magari vorrei sentirmelo dire, io non mi sentirò mai dire bravo, hai fatto bene, sono fiero di te. O in generale avere il rispetto di chi mi sta intorno. Anzi, di solito si tiene ad essere molto sfottuti da chi magari non segue quest'ambiente o non capisce appieno quello che faccio. Io, come anche altri colleghi o altri amici o altre persone simili a me, siamo facilmente targettizzabili come bersagli, punching ball, dove sfogare la propria frustrazione. E soltanto perché noi riusciamo a fare qualcosa che ci rende felici un po' poco convenzionale, siamo degli idioti, secondo molti. E quindi non mi sentirò mai dire attaboy. Per cui me lo sono tatuato addosso e vaffanculo tutti. Piccola interruzione perché mi ero dimenticato di dirlo in questa parte di discorso, adesso andiamo avanti. Insomma, vivo da solo, studio, faccio tutto da solo, lavoro, faccio un sacco di cose, faccio sport. E ripeto, non è nulla, ma per me è qualcosa. Sono cose che potrei non fare, che però faccio, e quindi mi dico bravo che lo fai. Bravo che non ti chiudi tutto il giorno davanti a un computer a giocare ai videogiochi, come potresti fare? Bravo che fai qualcos'altro, perché tendenzialmente io potrei mettermi lì, studiare, fare l'università e buona, dopo cercare lavoro. Buona vuol dire basta in bolognese. Dopo cercare lavoro e boh. E invece no, io non mi accontento, io cerco di fare veramente quello che mi potrebbe portare ad essere felice al 100% in un futuro, anche se magari finirò sotto un ponte quando sarò grande e YouTube chiuderà, finirò sotto un ponte, ma è lo stesso perché avrò fatto quello che mi piace, avrò fatto quello che voglio fare, senza accontentarmi, senza aver paura di rischiare, perché alla fine in qualsiasi cosa tu ti vai a incanalare rischi e se non prendi dei rischi, che palle, io prendo questi rischi, quindi fatta voi. Non me lo dice nessuno, me lo dico da solo. Magari non ha senso per voi questo discorso, anzi probabilmente non ha senso questo discorso per voi, ma nella mia testa ha senso e volevo soltanto esternarlo a voi che mi seguite. Il terzo motivo va invece a prendere il secondo significato di attaboy, che è dispregiativo. In America attaboy viene anche usato per definire coloro che sono dei leccaculo o comunque vanno sempre, sempre, sempre a ricercare l'approvazione altrui, che può essere di un insegnante, di un genitore, di chiunque, quelli che sono sempre lì che pendono dalle labbra degli altri e cercano l'approvazione. Ah, quello lì è proprio un attaboy, quel cocco di... che schifo, capito? Questa cosa qua io la sento molto parte di me, perché io, nonostante faccia sempre il figo come ho appena fatto dicendo io sono contro tutto, contro il sistema, ok, no, voglio essere felice, voglio In realtà ho anche delle parti di me molto, molto deboli, tipo cerco sempre l'approvazione altrui. È raro che io faccia qualcosa di mia spontanea volontà, che prenda una decisione, faccia una scelta e poi non vada. Magari non la ottengo e magari supero anche il non averla ottenuta e vado comunque avanti. Però vado a cercare l'approvazione altrui e me ne frega parecchio, perché se fossi forte come dico di essere, non mi metterei mai dubbi che da un lato sono positivi e non starei mai male se qualche decisione che prendo, qualcosa che faccio, non viene apprezzata, non viene apprezzato. E io invece sì, io prendo le decisioni, faccio le cose e poi se non piacciono ci sto male. Se non ricevo l'approvazione di qualcuno ci sto male. Magari c'è gente che ci sta peggio, però è una cosa che ho sempre sofferto, perché mi piacerebbe essere più duro. Dico di esserlo, ma no. Cerco sempre l'approvazione nei commenti, banalmente parlando, o nei miei amici, o in mio padre. Invece dovrei più farmi i cazzi miei, più seguire veramente la mia strada. E mixando il primo significato al secondo, arrivare veramente a essere me stesso, quello che voglio essere. Non è detto ci riuscirò mai, però ci proverò con calma, c'è tempo,
sono giovane. Quindi diciamo che Attaboy è un monito sulla mia pelle, come sono moniti anche gli altri che ho addosso, di cose che dovrei o non dovrei fare, di quello che dovrei essere e non sono, eccetera eccetera eccetera. Sto diventando tipo un memento, che mi guardo addosso e capisco cose e dico: ah, è vero, ah, è vero. Non si è capito niente, mi dispiace, e non so come spiegarlo meglio perché non è chiaro neanche nella mia testa. Dovevo farlo e l'ho fatto. Bene, sono contento, è venuto anche bene. Bravo Albertino. Adesso scusate, devo andare, lasciate un mi piace qui sotto, cerchiamo di arrivare a 4000, mi aiuta davvero tanto. Iscrivetevi al canale, io vado a mettere la crema sul tatuaggio, se no muore. Ciao.